È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato. È una delle più antiche fiere delle Marche, è la fiera di San Bartolomeo che si tiene a Fano a fine agosto, il 24, è appunto il giorno di ricorrenza del santo, uno dei 12 apostoli che seguì Gesù sin dal suo principio, dopo il battesimo nel Giordano. Nata in epoca medievale, in piena dominazione malatestiana, le tracce di un primo bando portano la data del 1457, dove veniva indetta la fiera per l'anno del 1458, per un periodo di 15 giorni consecutivi. Con il suo arrivo però segna irrimediabilmente il passo della bella stagione e ci dice che ormai siamo tristemente agli ultimi scampoli dell'estate. Da sempre la fiera di San Bartolomeo si contraddistingue per una particolarità, la vendita delle cipolle. Anche questa usanza ha radici antichissime, almeno del 1500, quando fu emesso un altro singolare editto per impedire il bagarinaggio delle cipolle, nel quale si leggeva che era fatto divieto a chiunque di comprare cipolle nel territorio di Fano allo scopo di rivenderle poi ad un prezzo maggiorato nei giorni della fiera. Ora, anche se i rivenditori di cipolle sono un granello di sabbia nel mare rispetto agli oltre 250 espositori che vanta la fiera, lo spirito ed il periodo sono invariate, tranne i giorni che da 15 sono passati a 3. Direi una manifestazione, una fiera per noi importante, che ha diverse categorie merceologiche, diversi espositori, e riempie tutte le vie di Sassonia, quindi direi un momento importante per noi a cui diamo continuità e che riempie veramente la nostra città. Anche quest'anno sono stati previsti una serie di eventi collaterali che mettono in comunicazione la fiera e le strutture limitrofe e danno così ai visitatori anche l'opportunità di altre piacevoli scoperte, come domenica per i più piccoli che sotto la tenso struttura della Sassonia vivranno momenti, diciamo, fiabeschi. Dopo la fiera franca dei bambini e dei ragazzi sotto la tenso struttura, domenica ci sarà una sorpresa, quindi ci saranno dei personaggi, delle favole un po' particolari. Essendo di matrice medievale, come abbiamo detto, la fiera non poteva non godere di questo addentellato storico-culturale fornito per il terzo anno di seguito dagli infaticabili componenti della Pandolfaccia, che saranno presenti in forze e chiuderanno in bellezza questa edizione 2019. Vogliamo collaborare facendo degli spettacoli, facendo delle ricostruzioni che anche quest'anno lieteranno i turisti e tutti i fanesi, quindi vi aspettiamo alla fiera, cosa dire, e grazie a tutti quelli che in questi anni stanno apprezzando il nostro lavoro. Per noi è un piacere collaborare con tutti quelli che ci contattano, insomma, e portare l'attenzione della storia medievale di Fano.